13 marzo 2018 Milano inizia con un brivido la Viareggio Cup della Juventus. I bianconeri ringraziano la doppietta di Kulenovic e in pieno recupero rimontano il Rijeka, avanti per 2-0 dopo 25 minuti, sorte simile era toccata lunedì dal Sassuolo campione in carica. Nel secondo tempo, l'attaccante croato prima glaciale dal dischetto, poi rapace a fiondarsi su uno degli ultimi palloni giocabili, al 91esimo minuto, e a regalare ad Alcanto un punto che vale oro. Parte bene il Milan, che contro il CAI vince con un solo gol di scarto a dispetto di tutte le occasioni create. Abbaglia il talento di Thiago Dias, corre, dribbla, svaria e propizia l'autogol partita di Kucic, verso il crepuscolo del primo tempo. La rete di Diakat nel finale permette alla Fiorentina di strappare un pari contro i greci del PAS Giannina, bravi a sfiorare la vittoria dopo lo svantaggio iniziale firmato Longo. Il rigore di Kulenovic, primo dei due gol del croato della Juve. Getty reazione Juve, quasi un mese senza vittoria in campionato, ultimo successo col Torino lo scorso 17 febbraio, poi due punti in tre partite, e una gara che si era messa malissimo. Nonostante il periodo non semplice, la Juventus non muore mai. Nemmeno se in cerottata mancavano tra gli altri l'infortunato Olivieri, il talento Jakubovic con la nazionale austriaca, e il portiere titolare Loria, nemmeno se sotto di due reti. A salvare il debutto bianconero ci pensa Kulenovic che, dopo aver siglato il 2-1, in pieno recupero batte Pandur sfruttando un pallone vagante in area. Nel finale, ci sarebbe anche la possibilità di vincere, ma il destro di Capitan Muratore aumenta solo i rimpianti. Primo tempo no, rimpianti per un primo tempo sottotono, il tecnico dal canto, complici le defezioni, di spazio a chi ha giocato meno ma i primi 25 minuti confermano le difficoltà di stagione. CRNKO all'11 minuti si trova libero di mirare e gelare Busti con un destro a giro imprendibile. L'Epingizza raddoppia pochi minuti dopo, svettando di testa tra due maglie avversarie, e sfiora poi il tris stampando sul palo una punizione dal limite. Il tecnico bianconero cambia volto al suo 4-3-3 e nella ripresa richiama l'ex Pescara del Sole Morrone, inserendo Capitan Muratore e Campos. Il più pericoloso per Monteaperto, il migliore dei suoi. Proprio lui a conquistarsi con uno slalom centrale il rigore che riapre la gara. Prima del forcing finale, del pari di Kulenovic e dell'occasione per Muratore. La rincorsa al decimo titolo riparte da quest'ultima reazione. Dias illumina il Milan, punta l'uomo, imita il suo idolo Di Maria e lo manda a Rui Costa. Thiago Dias a rubare la scena nella vittoria risicata del Milan contro gli argentini del CAI. Da un'incursione del portoghese nasce l'autogol partita Kucic, che permette ai rossoneri di prendersi i primi tre punti. E sempre dai piedi dell'ex Benfica nascono tutte le azioni più pericolose. Se il risultato finale è stretto, soltanto colpa dei tanti errori sotto porta. In particolare quelli di Larsen, che al 25esimo minuto si divora a porta sguarnita un comodo match ball da depositare in porta. Genoa tennistico, pari viola, tutto semplice per il Genoa, che liquida la pratica lucchese G nel primo tempo. A brillare, nel 6-0 finale la stellina Salcedo Mora, classe 2001, G cercato a più riprese dall'Inter e con un gettone anche in Serie A, a 15 anni, lo scorso 20 agosto contro il Sassuolo. Non va oltre il pari la Fiorentina, contro il PAS Giannina. Longo in apertura illude, realizzando l'1-0, Capitan Diakat nel finale salva, sfruttando col piattone un assist di Fei per il 2-2 definitivo. In mezzo la rimonta greca, reti di Dolovac con un gran destro e Zaoros bravo a sfruttare un errore di Valencic. Gli altri risultati, vittoria al debutto per l'Ascoli, che con una doppietta di Tassi, cugino, tra l'altro, dell'attaccante del Bologna Mattia Destro, supera il Pontedera. Il Cagliari, alla Sardegna Arena, in 5 minuti abbatte la resistenza del Deportes Quindio, con le firme di Gagliano e Doratiotto.
Bene, nel girone del Milan, la Pro Vercelli contro l'USS New York. Colpo della